benvenuti amici di alzisportivo.com, siamo con il mister Roberto Ferraro, si è appena conclusa la partita, chiediamo un commento a caldo della prestazione. I ragazzi oggi hanno risposto a tutto ciò che io avevo chiesto in settimana e quindi abbiamo portato a casa facilmente, più o meno facilmente, questo risultato. Ci sono state delle fasi di gioco in cui abbiamo un po' lavorato, ci siamo un po' sforzati per tenere a bada i loro attacchi veloci, però tutto sommato siamo riusciti subito a contrastarli e a non perdere tanti punti. Una partita dominata e una prestazione molto molto convincente di Mennuni. Mennuni è stato quasi impeccabile, diciamo così. Ma anche il resto della squadra ha giocato abbastanza bene, hanno limitato gli errori. C'è ancora qualcosa da migliorare. In settimana probabilmente avremo, oggi abbiamo avuto il primo rinforzo, è rientrato finalmente in squadra il Petruzzelli più piccolo e probabilmente in settimana arriverà un altro centrale di ruolo che andrà a completare la rosa finalmente. Un'altra partita particolarmente difficile in trasferta e poi la pausa natalizia, come la preparerete? Come tutte le altre. Noi dobbiamo pensare prima a migliorarci noi e poi pensiamo all'altra squadra. Bitondo è un'ottima squadra, anche questa squadra è allestita per puntare in alto alla promozione o perlomeno ai playoff e noi cercheremo di fare del nostro meglio in trasferta. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo qui con Pia Masiello che ha appena assistito a una vittoria schiacciante dei suoi ragazzi per 3-7-0, alla quale chiediamo un commento della prestazione dei ragazzi e della stagione appena trascorsa. Buonasera a tutti, ovviamente non posso essere più che contenta della prestazione odierna della squadra, una vittoria schiacciante, una prestazione ottima. Siamo davvero molto contenti di come la squadra sta affrontando questo campionato, nonostante l'inizio magari un pochino in salita, adesso stanno venendo fuori quelli che sono stati i sacrifici e il lavoro della squadra e del mister. Ecco, io faccio i complimenti alla società perché comunque punta molto sui giovani, abbiamo visto un esordiente classe 96, quindi una società che pensa davvero al futuro. Beh, la speranza è quella di concludere il campionato passando di categoria. Questo è un obiettivo abbastanza ambizioso, ma siamo speranzosi di poterlo raggiungere. Questo ovviamente prevede anche l'impegno non solo da parte della società, ma anche di tutti i ragazzi e soprattutto dell'allenatore, con il quale adesso stiamo pianificando l'ingresso di un nuovo giocatore che a partire da gennaio dovrebbe entrare nella nostra rosa, insomma.